Passiamo adesso a Giuseppina Cipera. Visto che abbiamo parlato prima di solidarietà, il calcio non deve essere violenza, quindi c'è Giusy che ti voleva fare una domanda a riguardo. Sì, buonasera. Allora, in questa ultima settimana al calcio italiano ci sono stati tantissimi episodi di violenza. Da questo, secondo me, quello più eclatante è stato quello del Cagliari, con i tifosi che sono entrati addirittura nel ritiro e si pensa, per quanto detto, che hanno addirittura picchiato i giocatori. Volevo farle due domande in merito a questa tematica. La prima, cosa pensa di questo episodio e come si può, secondo lei, arrivare a tanto, visto che un tifoso ama la propria squadra, non vedo perché bisogna addirittura picchiare i giocatori. E l'altra, più a livello generale, cosa farebbe secondo lei per risolvere questo problema, sia a livello sociale che politico? Abitario, Fabrizio, grazie mille. Brevissimo. Evidentemente i muri del ritiro del Cagliari sono più bassi rispetto a quelli di Trigoria, perché secondo me a Trigoria, se entrasse qualcuno, qualche pizza, come si dice a Roma, volerebbe. Però si picchia anche il proprio figlio, e lo si picchia con affetto. Se fa una marachella, uno scapaccione, gli si dà. Però mi sembra eccessivo. Certo. Un gesto molto eccessivo. Volevo, come dire, stemperare un po' la cosa. La violenza nel calcio c'è, è inutile negarlo, perché c'è violenza nella nostra società. Io dico sempre, non possiamo immaginare uno stadio unica oasi di pace delle nostre città. C'è violenza nella metropolitana, nelle strade, sul lavoro, ovunque. Perché allo stadio olimpico dovrebbero esserci tutte rose e fiori? Sono tutte personcine per bene vanno allo stadio? No. No. Però quando ci sono queste cose, ma lo sport, cioè nel senso, lo so, ma l'esasperazione dello sport è l'esasperazione dell'agonismo, che è l'esasperazione del confronto, genera violenza. Quindi è normale? No, è normale, è un fatto di cui dobbiamo prendere assolutamente atto. Ok, grazie. Non se ne esce. Grazie Giusy. Ora abbiamo Andrea Santella. Un applauso anche a Andrea. Andrea. Buonasera Maffei. Le volevo chiedere, ma quando è che in Italia, cioè, si è giunti all'idea di, da parte delle società, di chiudere i rubinetti per gli investimenti e così di conseguenza perdere appeal da parte dei top players? Considerando che negli ultimi 10 anni la nazionale italiana di calcio ha vinto un mondiale, le due milanesi, Milan e Inter, hanno vinto la Champions League e che il Milan fino al 2012 poteva permettersi di strapagare Ibrahimovic 10 milioni di euro a stagione. Quindi le volevo chiedere, secondo lei semplicemente si è portata all'estremità un sistema apparentemente funzionante ma magari già marcio dal 2006, oppure semplicemente è colpa di questi magnati russi, sceicchi arabi che comunque hanno investito in tutta Europa tranne che in Italia? È così, hanno investito in tutta Europa e continuano a investire in altri mondi, ma certamente non in Italia. Facciamoci una domanda e troveremo anche la risposta. I motivi sono legati alla burocrazia, alle tasse e a tante altre cose che in Italia non funzionano, mentre all'estero magari funzionano meglio. Oggi un investitore va a investire in Premier League e non in Serie A, va a investire nella Bundesliga o piuttosto che nella spagnola, ma non in Italia. Questa è la pura, dura e cruda verità. Ma anche dal fatto della maggior tassazione appunto in Italia, certo. Quindi diciamo il rimedio quale potrebbe essere? Rivedere la legge sulla fiscalità nel calcio, questo potrebbe essere una soluzione o una delle soluzioni. Perfetto, grazie. Grazie Andrea, adesso la volta di due Luca, giusto? Sì, esattamente, Luca Missori, un applauso a Luca. Buonasera, poi ricordatemi un attimo brevemente, vi do la mia idea sul come gli inglesi hanno vinto la battaglia con gli hooligans, come hanno risolto il problema della violenza negli stadi. Sì, buonasera, io le volevo chiedere in ottica Europa League chi vede meglio tra Fiorentina e Napoli, cioè secondo lei quale delle due squadre è più attrezzata per arrivare in fondo? Sono terrorizzato. Vedo
vedo una finale tutta italiana. Beh sì, sicuramente farebbe bene al calcio italiano, però in ottica magari delle semifinali, ragionando un passo per volta, se fosse in Benitez o in Montella, in caso di passaggio del turno, quale squadra vorrebbe evitare di quelle che sono rimaste? Guarda, non bleffo, nemmeno mi ricordo quelle che sono rimaste. Adesso non voglio mancare di riguardo e di rispetto ai tifosi viola, però so, l'Europa League francamente poi è un porta ombrelli, la Coppa, e quindi non lo so, speriamo che siano due squadre italiane, insomma io credo che se... Ma quest'anno appunto chi vince la Europa League va in Champions League, più comunque in finale vince 5 milioni di euro, insomma guadagna 5 milioni alla squadra, il pensierino io importante sulla vittoria c'è. Ce lo faremo volentieri. Ah, e poi c'è anche il discorso del ranking, comunque due squadre italiane che avanzano, magari eliminando due tedesche comunque. Sì, perché le squadre italiane in Champions non sarebbero più tre, ma diventerebbero... No, non sarebbero più... Sarebbero quattro invece che tre. Ecco, quattro invece che tre, esattamente, se no sarebbero soltanto tre. No, io però voglio dire, adesso prima l'ho detto come battuta, io non mi meraviglierei se ci fosse un derby tutto italiano, mi sembrano due squadre assolutamente superiori rispetto alle altre, no, se la possono giocare. Io invece eviterei volentieri il Napoli in finale, se devo essere sincero preferisco una squadra straniera rispetto al Napoli. Senti, adesso tiro giù la maschera, noi abbiamo affrontato la Roma in una finale. Perché Stefano ragiona sempre come se dovesse perdere, ma tu devi sempre ragionare se vince, ovviamente. Grazie Luca. Grazie. Ora chiamiamo l'altro Luca Di Benghi. Un applauso. Ciao Luca. Ma scusami Erika, dopo Luca ci sta anche mio padre, un po' il papà di Passione del Calcio, per la prima domanda, vedo che scalpita. No, io anche credo. Trattenetelo. Anche bisogna ammetterlo che appunto abbiamo visto la crisi economica che c'è in questo momento, anche nel giornalismo non è assolutamente facile, è un sorta un po' di salotto e anche grazie ai genitori che comunque si riescono a intraprendere alcune strade, insomma, questo è grazie a loro. Assolutamente è doveroso. Assolutamente sì. Io le volevo chiedere come mai il Parma, il Brescia e il Varese in Serie B sono iscritti al campionato di competenza e arrivati a maggio, ma pure prima, nel caso del Parma, si è poi scoperto che non avevano le finanze necessarie per completare il torneo di competenza. Perché succede ancora questo in Italia, arrivati nel 2015, perché non c'è un controllo prima di tutte le carte in regola? Ce lo chiediamo anche noi, perché chi doveva vigilare non ha vigilato. Cioè adesso uno fa il sorpreso di fronte alla situazione del Parma, era assolutamente nelle cose, Red Azione sarebbe arrivato, tutti lo sapevano ed è puntualmente arrivato. Attenzione, ci sono altre società nelle stesse condizioni del Parma. Cioè io mi chiedo, ma sto fair play finanziario? Esatto, cioè a cosa serve? Che fine ha fatto? Cioè, quali sono le società che rispettano i dettami del fair play finanziario? Io francamente conto 1, 2, 3, ma le altre no. Cioè, qui si stanno accumulando dei montagne di debiti su debiti, ci sono prestiti su debiti addirittura, e si alimentano altri debiti, no? È tutto, però va tutto bene, ognuno può fare ancora le campagne acquisti, può inseguire giocatori da 15, 20, 25 milioni senza arrivare insomma ai top player, quelli da 50, 80 o 100, però tutti hanno, come dire, gli occhi chiusi, va bene così, poi un giorno esploderà, no? Però perché si deve aspettare il momento in cui esplode tutto? Perché evidentemente a chi tiene le fila dei pupi siciliani fa comodo così, non lo so, non ti so rispondere. E poi un'altra domanda sulla Serie B, chi vede favorito per il salto in Serie A oltre al Carpi che già sabato dovrebbe festeggiare la promozione? La lotta secondo me è apertissima in Serie B, è veramente un terno all'otto. Tutto può succedere, quante giornate mancano? Poi oltretutto mi pare 9? No, ne mancano 6. Scusami. Discorso apertissimo per la promozione. Io vedo bene il Bologna,
credo che sia una delle, squadre che può ambire. Sarebbe anche un peccato non rivedere il Bologna in Serie A, devo dire. Ok, grazie. Grazie Luca. Ora chiamiamo il papà di Passione del Calcio, Francesco. Ho tutta la passione viola, me l'ha attaccata lui in maniera volontaria, perché lui ci teneva che io non diventassi tifoso della Fiorentina per via degli amichetti, magari che avevo, e invece penso il mio sangue è viola, se qualcuno mi fa la via del sangue... Beh, è stato più Battistuta che io. Battistuta, Paggio, anche Roberto Paggio, Battistuta, tutti quanti. Cioè, sono stati loro attaccati. È un amore viscerale quello che ho per la Fiorentina. Allora, io voglio divagare un pochetto. Non voglio fare le solite domande stigmatizzate che hanno fatto gli altri, perché io era nelle mie brame diventare un giornalista, ma non ci sono diventato perché, se lei ricorda, forse sono un po' più grande, cioè la facoltà di giornalismo stava solo a Trento in Italia, quindi mi sono dovuto accontentare di giurisprudenza. E poi così l'ho coltivata come passione del calcio. Il top l'ho raggiunto quando Stefano mi ha portato a intervistare Brandelli. A Firenze, a conferenza stampa, ho ricevuto pure un applauso perché ha ricordato un po' a pure a braccio le formazioni dello scudetto del 56 e del 69, sperando di riviverlo con Brandelli. Allora, siccome a me piace la parte Odeon di ogni attività, sono un appassionato dell'Odeon in linea con Marco Ravelle e Brando Giordani, cioè l'Odeon per me è tutto nella vita. E che Castabilini no? Se la ricorda lei, Castabilini? Castabilini, Odeon. No, Castabilini c'era veramente. Allora c'era una ragazza. Sì, ecco, esatto, a lei si chiamava Castabilini. Sì, sì, non ricordavo. Che è stata una primatista. Sì, sì, che andava sulla scacchiera, andava. Esattamente, ma è stata una primatista italiana di 200 metri stile libero. Perfetto, quindi una grande atleta. Allora, in questo senso, cioè io ho cominciato da piccolo a seguire il calcio perché c'era Nicolò Carosio che era spettacolare. Cioè, raccontava le partite, non sappiamo se erano vero quello che ci diceva o meno. Cioè, la frase finale è stata quella quando apostrofò Mariolino Corso da San Michele Extra, indietro, avanti, dappertutto. Cioè, e l'Inter vinse i campionati del mondo, sì, la Champions League, tutto, insomma, la Coppa del Mondo, con Mariolino Corso da San Michele Extra. Vabbè, sapeva tutto, sapeva. Ecco. Poi ci ha vietato Davide Messina, con le sparate che faceva sul calciomercato. Poi c'è stato Mosca, che è stata una bellezza, uno splendore preso le bombe, e poi così dicendo. Allora, quali sono i rumors che spingono il giornalista a dare adito e verità a quelle cose che lui sente e che propaganda attraverso la televisione, strumentalizzando un pochetto attraverso i media, strumentalizzando un pochetto le notizie, se sono vere, se sono false, non lo sappiamo. È ottimo, è spettacolo. Qual è questa molla? Guardi, senza infingimenti, di fronte al grande Nicolò Carosio, noi siamo tutti nipoti di Nicolò Carosio, io mi alzo in piedi e mi genufletto. Gli altri due colleghi, insomma, io li reputo un po' macchiette della professione. Non esattamente in linea con la mia idea del giornalismo. È una forma di spettacolo quella che loro hanno deciso di intraprendere. Quindi scarsa credibilità, lei ricorderà, c'è stato anche un caso giuridico legato a una edizione del processo del lunedì con Biscardi che fu querelato, portato avanti al giudice, caso di diffamazione, sì, no, il giudice alla fine ha detto che in fondo il processo del lunedì non è una trasmissione seria, è come fosse una rappresentazione di spettacolo. Quindi, io non darei tutto il peso, caro signore, alla diffamazione presunta che lei ha ricevuto. Perché il processo di lunedì era così, uno spettacolo, notizie vere, false, basta che si dicevano, arrivavano ste bombe. Ma ancora oggi. Invece, come dire, l'etica del giornalista presupporrebbe qualcos'altro. Intanto, come dire, dare una notizia il più certa possibile, dopo averla comunque verificata, la fonte se è attendibile o meno, questo bisogna valutarlo precedentemente, e quando si è abbastanza sicuri, o comunque sicuri e in pace con la propria coscienza di professionista, si può dare. Prima no,
prima io posso dire qui la qualunque, ho un minimo di autorevolezza nel poterlo dire, forse voi ci potreste anche credere. Esatto. La cosa bella è che io un anno, parliamo del 77-78, lavoravo al Tempo, era agosto, non c'avevamo niente da scrivere, mi inventai una notizia, che Berlusconi voleva comprare la Lazio. Voi ridete adesso, in quell'epoca Berlusconi stava tentando di comprare il Milan. Il Milan era di Albino Buticchi, Buticchi aveva un consigliere in Gianni Rivera, acerrimo nemico di Berlusconi. Rivera era contrario alla cessione da Buticchi a Berlusconi e quindi questo affare non si concretizzò. Forte di questo io dissi, Berlusconi adesso ha cambiato obiettivo, vuole la Lazio. E insomma scrissi un pezzo ricco di tante fregnacce, come si dice, ma la cosa stupefacente è che era vero. Berlusconi aveva chiesto di vedere i libri contabili della Lazio, ma la gestione di allora Lenzini, fratelli Lenzini, era talmente pasticciata che non gliel'hanno fatti mai vedere, lui non l'ha mai comprato. La ringrazio a nome di tutti per la partecipazione, che è stata eccezionale. Grazie, grazie a te Francesco. Anzi, ne approfitto per ringraziare anche i miei genitori che mi supportano anche loro nella professione. Supportano e supportano, anche supportano, sì. Ci metto anche supportano. E volevo passare a un altro argomento, visto che con la chiacchierata che ci siamo fatti l'altro giorno ho capito che hai praticato anche nuoto, tennis, quindi altri sport, insomma, non ti sei focalizzato solo sul calcio. Abbiamo qui stasera un ospite speciale e va presentato un po' a dovere, a proposito di altri sport. Campione di pugilato pesi welter anni 80, di mamma siciliana e padre del Mali, campione europeo e due volte contendente al titolo mondiale, chiamato dagli americani il Muhammad Ali italiano, ha combattuto al Madison Square Garden, la Mecca del pugilato, ha combattuto al Caesar Palace a Las Vegas, oggi fa stage ed è trainer di pugilato, ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Pertini per consegnargli la cittadinanza italiana. Abbiamo qui stasera Nino La Rocca. Applauso speciale per Nino. Grazie di essere qui. Grazie, ma mi ricordo benissimo, abbiamo passato il tempo in stupetta, vero? Grazie. Ecco. Molte cattive. Nino, parlaci un po' di te, se vuoi fare una domanda ovviamente a Fabrizio. Ma io Fabrizio lo stimo tantissimo, perché era al tempo dello sport quando c'era Germinao, abbiamo fatto tanti servizi anche a Montecatini, tanto benvenuto. Io c'ho una stima immensa, questo è un grande giornalista. E poi se parliamo di calcio, parliamo di pugilato, io vorrei sapere. Io, mia mamma è italiana, mio padre è africano, però ho alzato sempre la bandiera italiana, ho fatto il militare in Italia e l'Italia è bellissima, questo che posso dire. Bravo. Per quale squadra ti di calcio? Sono curiosa. Ma calcio è lo sport primo che io ho fatto, stavo in Africa io. E la prima cosa che fai, perché col calcio c'è prendi la carta e fai un pallone, giochi, invece un po' girato ti fanno nero e sono rimasto nero. Grande Nino. Fabrizio, vuoi dire qualcosa tu a Nino? Sì, Nino è veramente un uomo straordinario, un atleta esemplare che ha avuto, secondo me, molto meno rispetto a quello che avrebbe meritato, sia come uomo sia come professionista sul ring. Ha scritto delle pagine meravigliose, saltanti, ed era straordinariamente commovente vedere i suoi incontri, perché erano sempre incontri fino all'ultimo respiro, non si è mai risparmiato,
e ha sempre difeso, oltre che se stesso, anche l'onore del paese per cui combatteva. E lui ha sempre sventolato il tricolore, è verissimo. Grazie Dino. È veramente un'occasione, questa per me è importante, perché desidero, a nome di tutti coloro i quali hanno vissuto le tue gesta e le tue imprese, rivolgerti un caloroso ringraziamento per quello che hai fatto per lo sport. Accennate i ragazzi sono molto rispettosi, però da oggi in poi se qualcuno si comporta male, oltre che con me, potete prendere anche con l'inizio. Sì, l'abbiamo fatto io apposta, esatto. Perché così è un incentivo a non sbagliare. E io invece volevo farti una domanda, diciamo, di carattere personale. Se non erro, tra una settimana esatta compi 60 anni, si può dire? Perché hai dovuto ripetere? Per quello l'ho detto. Sì. E volevo sapere come festeggerai, visto che cifra tonda comunque, se in maniera, hai in maniera un'idea. Molto sobria. Ho affittato un aereo e porto tutti al Moulin Rouge. Effettivamente è proprio nel tuo stile, ti ci vedo. Una cena familiare con mia moglie e mio figlio. Ci piacciono i valori della famiglia, quindi hai risposto perfettamente. Sì. Poi siamo in crisi, non si può mica spendere. Anche questo è vero. Stefano, volevi dire le ultime battute? No, siamo ai ringraziamenti comunque. Sì. Primo ringraziamento. Sì, per noi saremo ore con te, Fabrizio, ti ringraziamo. Ti mancheremo, Fabrizio. Ti ringraziamo immensamente sia per l'intervento. Non ha risposto. Chi tace acconsente. Ti ringraziamo immensamente sia per l'intervento in radio che per questa serata. Insomma, è stato veramente il numero uno nella puntata numero uno. Stavolta, anzi, dico alla redazione in genere, sono sempre loro che. Sono io, tra virgolette, che do dei voti a loro, insomma, su come si comportano. Oggi invece il voto lo prendiamo io e Elia. Come è stata questa redazione, insomma. Che poi, tra l'altro, il loro lavoro è un po' il nostro. Come erano le domande? Si sono comportati bene? Siamo coinvolti anche io, Erika, in questo. No, hanno studiato, sono applicati, hanno fatto delle domande ficcanti, come si dice, complimenti. Ho 30 secondi per quella cosa del certo, calcio inglese, sì, come degli gli inglesi hanno battuto. Allora, quando già, in Inghilterra il fenomeno hooligans è stato sconfitto, bene. Allora, quali sono gli elementi che tutti noi ricordiamo? Adesso mi rivolgo a loro perché la domanda è riservata a loro. Allora diciamo, intanto l'hanno combattuto e vinto perché lì c'è una legge molto severa, no? Ed è vero, tu fai un atto all'interno di uno stadio, vieni immediatamente preso dagli steward, consegnato alle forze dell'ordine, all'interno di uno stadio, di ogni stadio c'è un giudice che è lì durante tutto lo svolgimento della partita, che ti giudica in diretta e ti mette in galera, e la galera sta dentro lo stadio, ci rimani fino alla fine della partita, poi vieni portato nelle altre galere, e questo è un elemento. Secondo elemento che diciamo è perché in Inghilterra tutti gli stadi sono di proprietà, ed è assolutamente vero, gli stadi di proprietà, come dire, rappresentano un qualcosa anche tuo di tifoso, intendo dire, casa tua, non distruggi la tua casa dove c'è il museo dei tuoi trofei, dove c'è il kinderheim dei tuoi bambini, piuttosto che il tuo ristorante preferito. Quindi anche lo stadio è un elemento importante per combattere la violenza. Ma c'è un'altra cosa che nessuno ricorda, forse perché molti fanno finta di saperlo. Quando accade un fatto, come dire, violento all'interno di uno stadio inglese, il giorno dopo sui giornali voi di quel fatto troverete sì e no un pallino nel gergo, è una notizia senza alcun tipo di titolo, commento, foto, è una notizia secca, va bene? In Italia che cosa succede? Che si costruiscono trasmissioni, che il Corriere della Sera e a seguire tutti gli altri giornali quotidiani il giorno dopo pubblicano le foto del motorino volato giù dall'anello superiore di San Siro, va bene? Tutto questo fa scattare uno spirito di emulazione. Noi viviamo nello spirito di emulazione.
quante mamme lasciano il proprio figlio neonato dentro il cassonetto dell'immondizia dopo che hanno letto su un giornale che una mamma prima di loro è riuscita ad avere il coraggio di fare un atto del genere? Il fenomeno dei sassi dai cavalcavia com'è nato? Perché per la prima volta uno l'ha fatto, dopodiché altri si sono ritrovati magari sfaccendati nella piazza del paese e hanno letto questa notizia e hanno detto: ma tu ce l'avresti il coraggio di fare una cosa del genere? Io sì, andiamo. E c'è stato il secondo, e poi il terzo, e poi il quarto. Lo spirito di emulazione è qualcosa di terribile. Il ragazzino che si ammazza con il gas dell'automobile del papà perché non ha il coraggio di far vedere la pagella ai genitori, trova dopo altri emuli. Quindi anche nel calcio, anche la violenza del calcio accade questo, perché i tifosi sono un gregge, ogni gregge ha un capo. Il capo riconosciuto è quello che riesce a rappresentare il gesto più eclatante. Allora sì che c'è la certificazione della leadership. Il gruppo rivale, per poter avere quella visibilità ricevuta da quello che ha buttato giù il motorino, cosa rimprovera al proprio leader? L'incapacità di fare un qualcosa altrettanto importante o addirittura superiore, da poter meritare le stesse prime pagine o gli stessi servizi in televisione. Da lì magari c'è l'automobile che cade da... È una catena, non se ne esce. Gli inglesi hanno capito che per frenare questo fenomeno non bisogna dare risalto a questi gesti. Non è una censura, badate bene, è una educazione sociale. A certa roba i giornali inglesi non danno spazio. Questo è il momento dei ringraziamenti. La prima persona che mi viene in mente da ringraziare, che è un po' la colonna portante di Passione del Calcio, è un'altra pietra miliare, un po' come Giorgio Reinaldi, sicuramente il nostro webmaster Andrea Perla. Grazie Andrea per tutto quello che fai sempre per noi, per la grande pazienza, veramente bravo. Andrea, alzati, è un po' timido Andrea, eccoti. Poi volevo ringraziare Marco Sbrò, che non ha fatto le domande, ma anche lui fa parte della redazione, e poi gli assenti, a cominciare dal vice direttore Erika Rizzuti, da Davide Rolli, Donatella Swift, Giovanna Samanda Ricchiuti, Giovanna Scatena e Tiziana. Tiziana? Ah, Cinzia Loffredo, e poi anche Benedetta Pericone. Mi sono dimenticata qualcuno, Stefano? Forse Pascal, hai detto no. Pascal Acquaviva. I fratelli Roberta e Filippo Consorti. Un applauso anche a loro. Sono veramente tantissimi, quindi è difficile ricordarseli tutti, ma siamo tantissimi. E grazie poi, a tutti. Grazie Fabrizio. Grazie Fabrizio. E volevo anche ringraziare Paolo Parrella e Roberto Antonelli perché hanno lavorato con noi questa sera. Grazie ancora.